Cerco di trasmettere delle cose che riguardano un lavoro a partire dal lavoro fisico sul lavoro dell'attore, e quindi faccio un lavoro sulla formazione proprio dell'attore come persona, come strumento per la scena, a partire da diversi tipi di tecniche che possono pescare dalla danza contemporanea, i training che avrebbero, hanno radice grottoschiana, barbiana, piuttosto che non al buto, oppure a decru, o comunque i mischioni che facciamo che mettono in moto la materia fisica in diverse direzioni e per contattare lo strumento che è lo strumento della nostra azione, della nostra presenza. Quindi c'è sicuramente una parte di lavoro riguarda questo, una parte riguarda esercizi che attivano un po' la sensibilizzazione, il lavoro sulle sensazioni, un grosso lavoro sulle sensazioni, e poi un lavoro che riguarda tecniche vocali, preparazione dell'elemento vocale per l'emissione della voce. E poi invece, diciamo, nel pomeriggio in genere lavoriamo sulla recitazione. A partire da anni sto lavorando in questo modo, a partire dal repertorio teatrale, e chiedo agli allievi di portare dei pezzi, lavoriamo su dei pezzi di recitazione, e da lì si aprono un po' dei mondi che sono i mondi degli autori, per entrare dentro a questi così pezzi di vita che sono contenuti in questi testi. A partire dall'analisi del testo, a partire da delle discussioni che accadono insieme, si va verso l'indirizzo di alcune indicazioni per il lavoro scenico. È un gruppo molto eterogeneo, e anche gente che ha avuto formazioni accademiche e gente invece che ha avuto delle formazioni più di scuole, quelli di Groc a Milano, altri invece delle formazioni proprio molto, direi, da principianti, ancora legati alle scuole, alla scuola del teatro nei licei, eccetera, quindi una classe molto eterogenea, però io le cose che dico agli allievi sono le stesse, sia che hanno poca esperienza o tanta esperienza, perché dipende da loro come riescono ad elaborare le informazioni che ricevono, e se hanno del lavoro dietro, il lavoro torna fuori, e se do delle indicazioni l'attore è in grado di restituire il suo lavoro. Se io do delle indicazioni a chi non ha tanta esperienza, anche se io do le indicazioni non sono in grado di prenderle, ce le hanno nella testa ma non ce le hanno ancora nel corpo. Gli allievi in realtà non arrivano mai con un pezzo preparato, arrivano con un pezzo a memoria più o meno buttato lì, mai veramente studiato come un pezzo teatrale, quindi la proposta di solito è poco articolata e spesso non funziona, e da lì si apre un po' la domanda del perché non funziona e come, magari, quali sono le domande per farlo funzionare. Si arriva insieme a una strutturazione poi di una proposta scenica. Direi che gli allievi non arrivano mai con un pezzo preparato, arrivano con un pezzo studiato a memoria e buttato lì in qualche modo, cadendo quasi sempre nella buca del testo e non creando nient'altro spesso che non l'essere trascinati dalle parole del testo, ma non comprendere veramente il quadro in cui sono. Si fa parte per me del lavoro che riguarda la sensibilizzazione, che è quello di andare a pescare attraverso delle tecniche, attraverso degli esercizi, quali sono le esperienze fondamentali che noi abbiamo accumulato nel corso della nostra vita su un piano affettivo, che sono i nostri amori, la nostra famiglia, i nostri genitori, i nostri parenti, i nostri paesaggi, i nostri amici. Quindi cosa abbiamo trattenuto, incamerato come immagini affettive, come elementi che abbiamo trattenuto, parti specifiche della nostra esperienza, della nostra esistenza, che sono poi spesso dei cavalli motori che soffiano sul nostro lavoro, perché il lavoro dell'attore, per quanto io aiuti o possa aiutare a creare insieme delle strutture di lavoro, perché di quello si tratta, poi alla fine noi recitiamo delle strutture, però è ovvio che la magia con cui uno interviene
interpreta una struttura dipende da come sa affondare questa materia in una riverbera, in una risonanza anche con la sua esperienza della vita personale, e quindi come ritrova delle assonanze, ritrova qualcosa che ha vissuto come sensazione di esperienza che riguarda il personaggio, qualcosa di simile anche nella sua vita, per cui può parlare con cognizione di causa di quello che sta recitando, e questo significa attingere per consapevolezza ed attingere a quali sono i depositi che hai creato di esperienze esistenziali. Sì, io mi sento un po' lipo sbattuto così, ma e anche noi attori insieme, nel senso che siamo sempre sotto una tritura in qualche maniera, che è fisica, che è comunque tenere lo strumento in allenamento. Questo è il nostro strumento di lavoro, allora c'è chi butta tutto sul pianoforte, chi butta su una chitarra, chi butta su un violoncello, chi butta su uno strumento. Per noi il lavoro va in scena attraverso questo strumento, che vuol dire lavorarlo continuamente in qualche modo, perché sennò è ovvio che con l'età tende a diventare più rigido, meno elastico, se vuoi, come può essere il corpo acrobatico di un ventenne se si allena, no? Però c'è sempre una sensibilità che devi tenere sveglia, perché non si tratta che dobbiamo fare delle cose acrobatiche, si tratta di avere una consapevolezza fisica, di abitare questo corpo, di percepire che antenna fisica siamo, affinché possiamo ricevere delle percezioni piuttosto che altre per il lavoro. Quindi la pratica del lavoro fisico è per essere consapevoli dell'antenna che siamo, e che a seconda della postura che prendiamo richiamiamo certe forze piuttosto che altre, parliamo un linguaggio piuttosto che un altro, comunichiamo delle cose piuttosto che altre. Quindi è un lavoro che parte da degli esercizi fisici per attivare una consapevolezza del corpo e di cosa significa portarlo in scena, percepire nello spazio la presenza degli altri, la vicinanza, i contatti con le cose, le posture, le energie, le qualità delle azioni che portiamo in campo. Tutto questo chiede per me degli esercizi, pratica di esercizi che ci tengono in allenamento su questa sensibilità, come se stratifichiamo le cose, no? Noi siamo, spesso parlo degli allievi, un po' come dire, che dobbiamo concepire il lavoro per me un po' come strati, è una consapevolezza fisica, ma poi una consapevolezza anche di sensazione, e poi una consapevolezza di come usiamo l'immaginazione, e poi invece di come sale l'emozione a partire dall'immaginazione, e di come però siamo nella consapevolezza dell'azione scenica, e nella consapevolezza di come prendiamo la luce, attenzione allo spazio, direzioni, e tutta questa complessità va in scena in un insieme. A volte sì, a volte ci sono magari degli studi che avvengono nel contesto laboratoriale che mi incuriosiscono, e che magari se tratto la stessa materia nella scena cerco di ricordarmi qual era stato lo studio fatto attraverso gli allievi, che era stata un'occasione di lavoro, e magari poi dopo lo riprendo, ovviamente magari o su me stesso con degli attori professionisti con i quali magari lavoro, e tengo conto di questa cosa. Ma soprattutto direi che l'esperienza che imparo molto anche nei seminari è che, lavorando sul repertorio, incamero delle possibili strutture drammaturgiche che tutti i vari drammaturghi hanno inventato, che sottostanno alle opere, e ognuno ha delle caratteristiche, quindi cogli delle fondamentali caratteristiche di come quell'autore tende a strutturare la sua opera, no? E, so, posso dire, capisco che Pinter rivela nella parte scritta la parte luce e nasconde sempre la parte ombra, bisogna sempre ipotizzare qual è la parte ombra che lui ha immaginato che fa da motore alla parte luce, e che non rivela molto chiaramente, devi leggerla tra le righe. Allora capisci che magari quell'autore ha quella caratteristica, quell'autore magari ne ha un'altra, però come a partire dal bisogno di esplicitare dei drammi inventano delle strutture che, quando tu a tua volta vai a creare qualcosa, hai inevitabilmente assorbito una materia di strutture
che sono già state inventate, praticate, perché non è che poi inventiamo chissà che cosa ex novo, cioè ci sono tante possibilità disponibili, è sempre nuova la cosa che inventiamo nel momento in cui parte da una sorgente originaria, però l'appoggiarsi a una struttura piuttosto che a un'altra si può fare in questo lavoro, non è che stiamo copiando, cioè sono strutture a disposizione per il lavoro, e quindi entrare in merito come i drammaturghi hanno creato le loro cattedrali, stai incamerando e stratificando dentro di te anche delle possibilità che quando arriverai tu a scrivere per un'opera avrai comunque come sottostrato tante esperienze che hai sperimentato, colto e praticato nel lavoro del laboratorio, dove non è detto appunto che poi vai a fare il repertorio, ma dal repertorio peschi la storia del nostro lavoro, della nostra arte, perché non la inventiamo noi di sana pianta, ma abbiamo dietro secoli di lavoro, di artisti, di storia.